Oggi vi parlerò di un libro drammatico e sulla libertà. Via, con la sigla! Ciao a tutti amici e benvenuti nel mio nuovo video Penny Books! Il book di oggi è... Vengo da te! Di Fulvia degli Innocenti, illustrato da Alessandro Coppola e pubblicato dalla Compagnia del Libro. Ora vi leggo la trama. Un uomo prigioniero spia al di là del mare una donna che si affaccia alla finestra. Per lui rappresenta il sogno di un amore e della libertà, se solo avesse le ali. Questo libro parla di un ragazzo, ora vi faccio vedere, di un ragazzo che è in carcere, che dalla sua finestra, quindi dalla finestra appunto della sua cella, come potete vedere, lui spia, diciamo, come dice nella trama, spia una ragazza che vive al di là del mare, in questa casa. E piano piano, ogni giorno, vede lui, sì, un po' sì, spia cosa lei fa quotidianamente, la guarda e ci si innamora e sogna di essere il suo compagno, quindi di vivere con lei, di stare insieme, appunto di avere libertà, quindi di divertirsi insieme. E questo è un po' il suo sogno. A un certo punto vorrebbe avere le ali come un angelo, mi è piaciuto tantissimo, perché non vorrebbe avere le ali come un uccello, come una farfalla, come un angelo. Mi è piaciuta molto questa cosa, vorrebbe avere appunto le ali per volare da lei e stare per sempre insieme a lei. E questa è una cosa molto molto carina, però appunto lui non può perché è in carcere e questo è un po' il suo sogno. Allora, devo dire che questo libro mi ha fatto un po' ragionare sulla libertà, quindi che tutti dovrebbero avere la libertà, perché è una cosa importantissima, perché se ci pensate, le persone che vanno in carcere non perdono soltanto la loro casa, la loro camera, ma perdono tutte le persone che loro amano, quindi la loro famiglia, la loro moglie o comunque il loro marito, o il loro fidanzato, la loro fidanzata o i figli, insomma sì, la famiglia e le persone a cui questa persona voleva bene. Non perde soltanto delle cose materiali, ma delle persone, quindi perde anche un po' l'amore, e ce lo può dimostrare appunto questo ragazzo che sognava appunto di stare per sempre con questa ragazza. E in più volevo dire che questo libro, c'è scritto anche qua dietro, è liberamente ispirato alla canzone di Lucio Dalla, che è La casa in riva al mare. E infatti io prima con il mio papà l'ho un po' ascoltata ed è appunto sì questa storia, quindi ascoltatela perché la canzone è bellissima. E se volete appunto saperne anche di più su questa canzone, diciamo, potete leggere questo libro, o se leggete questo libro volete saperne di più, ascoltate questa canzone, perché appunto ritorniamo al ragionamento che ho fatto prima, perché tutti dovrebbero avere la libertà, tutti quanti. Se uno ha fatto qualcosa di male, sì, però comunque deve avere qualcuno al proprio fianco, deve avere anche, non so, il suo amore, appunto, la sua famiglia, suo figlio, suo cugino, le persone che ha. Può pensarci prima, cioè di essere finito. Come mai questo è finito? Non lo sappiamo, e poi non è neanche tanto importante perché lui è finito, perché lui è finito appunto in carcere. È importante soltanto che appunto lui sognava la libertà. Cosa ridi? Che lui appunto sognava la libertà. Quindi è questo appunto che vi volevo spiegare raccontandovi questo libro. Poi vabbè, volevo anche un po' parlarvi dei disegni e della scrittura, che vabbè, a me piace tantissimo Fulvia e adoro molto, anche... molto poetica. Sì, lei è bravissima, mi piacciono un sacco i suoi libri, sì, appunto è molto poetica, ma anche le illustrazioni di Alessandro sono molto poetiche, perché sono con questo tratto leggero, io lo dico sempre, hanno questo tratto leggero che io adoro. Si confonde con il cielo, è bellissimo. Mi piace molto questo tratto leggero, ma lo dico sempre, e qua si sta proprio bene, devo dirlo. Poi mi piacciono anche molto queste immagini, ve le ho già fatte vedere prima, vado più avanti. Mi piace molto anche tutte le ombre che lui crea, che lui riesce a creare, che appunto mettono un po' di atmosfera, devo dire, nelle sue illustrazioni. E diciamo, le illustrazioni di
le illustrazioni di Alessandro. Cosa? Illustrazioni? Le illustrazioni di Alessandro più la scrittura di Fulvia degli Innocenti creano una storia come questa, una storia bellissima e super, super, sì, super bella, molto, che ci sta benissimo. Tu cosa stavi dicendo? Che c'è una dedica. Ah, sì, perché l'ho comprata a Torino. No. O a Roma? A Roma. A Roma, ah, mi ricordo. Ah, sì, a Roma. E ho incontrato Alessandro che mi ha fatto una piccola dedica. E mi ha fatto a Penny e alla libertà. Era infatti il 5 dicembre, sì, era a Roma. E ha fatto appunto una sedia che è praticamente dove il ragazzo, quindi il protagonista del libro, va sempre appunto sopra questa sedia per riuscire a vedere appunto la casa della sua amata. Quindi vabbè, io vi riconsiglio questo libro. Io adesso vi saluto, quindi un saluto da me, la Penny, da questo ragazzo e da Maria, perché nella canzone dice, nella canzone appunto di Lucio Dalla, dice che questo ragazzo chiamava la ragazza Maria, quindi anche da Maria, e ci vediamo nel prossimo video.